Mario Verona, Uomini e Donne, tutto quello che non sai. A Uomini e Donne, i telespettatori hanno conosciuto, nel corso delle ultime puntate, Mario Verona, spesso al centro delle frequentazioni e dello studio. Nato nel 1991, il cavaliere è nato in Sicilia ma in realtà è cresciuto a Carrara dove vive attualmente. Nella vita, Mario fa il calciatore mentre durante il periodo estivo è anche bagnino. A Carrara però sta portando avanti alcuni studi universitari, ma non ha specificato di cosa si tratta, anche se probabilmente sono inerenti al suo lavoro di calciatore e bagnino. Lo sport è al centro della sua vita, ma in passato ha lavorato anche al Beach Club Versilia oppure come guardia di sicurezza presso il centro commerciale Le Terrazze. Come calciatore, Mario milita nelle serie di Toscana, inizialmente con il Fezzanese, per la stagione 2023-2024. A dicembre invece è passato al San Marco Avenza, che è la squadra per la quale gioca attualmente. Nel periodo estivo si occupa sia degli allenamenti per il suo lavoro di calciatore sia di fare il bagnino. Sui social è molto seguito, infatti Mario Verona ha principalmente Instagram che usa spesso e gli ha molti follower da prima della partecipazione a Uomini e Donne. A seguire, i suoi follower stanno aumentando nettamente e lui rimane abbastanza attivo sui social. A Uomini e Donne, Mario Verona ha fatto il suo ingresso per conoscere Asmaa. Il cavaliere si è presentato, ottenendo molti consensi nel parterre femminile, ma Asmaa ha rifiutato di conoscerlo. Infatti ha detto che era troppo piccolo per lei, avendo 3 anni di meno. Questo ha fatto molto discutere in studio poiché, per tanti, è apparsa soltanto come una scusa perché non era interessata. Mario però ha chiesto di rimanere nel parterre maschile, mostrando interesse per Cristina e Roberta. Quest'ultima è andata via con Alessandro poco tempo dopo, mentre Cristina ha rifiutato di conoscere Mario che ha 10 anni meno di lei. Ad ogni modo ora per Mario stanno arrivando tante pretendenti, e la stessa Tina Cipollari ha detto di ritenerlo un bellissimo ragazzo. Quindi l'avventura di Mario nel programma è appena iniziata e sembra andare per il verso giusto. Intanto il cavaliere ha avuto modo di raccontare altri dettagli su di sé, rivelando di amare molto gli animali e di avere una passione anche per i bambini. In particolare ha uno stretto legame con la nipotina Vittoria che ha solo 2 anni. Voi che cosa ne pensate? Vi piace il cavaliere Mario e secondo voi come andranno le cose per lui? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.